bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria. Abbiamo in studio il professor Giancarlo Isaia, direttore della struttura di geriatria e malattie metaboliche dell'osso della Città della Salute e della Scienza di Torino. Professore, grazie per essere ancora con noi. Avevamo intrapreso nella puntata precedente il discorso sull'osteoporosi, poi il tempo a disposizione era terminato e quindi non abbiamo potuto concludere su questo argomento, che credo che sia, oltre che di grande attualità, di grande interesse per chi ci sta guardando in televisione. Ha parlato di osteoporosi e ha parlato di cura dell'osteoporosi su diversi livelli. Vogliamo continuare su questo aspetto? Sì, della cura? Sì, abbiamo detto che ci sono vari farmaci che sono in grado di ridurre sensibilmente le fratture. Cioè, io do il farmaco non per aumentare la densità dell'osso, ma per ridurre le fratture. Quindi abbiamo evidenze scientifiche che ci dicono che questi farmaci, dal più al meno, riducono di oltre il 50% l'incidenza di fratture. Cioè, fra chi li prende e chi non li prende c'è una differenza di oltre il doppio, a sfavore ovviamente di quelli che non fanno la terapia. Uno dei problemi che abbiamo affrontato anche a livello nazionale recentemente è quello di assicurare una maggiore appropriatezza terapeutica. Mi spiego meglio. In questo paese, sono dati che abbiamo anche comunicato al Senato, vi siamo stati sentiti dalla Commissione Sanità del Senato qualche mese fa, in questo paese su 100 pazienti che si fratturano il femore, le vertebre o che vengono trattati con cortisone, che è un farmaco molto diffuso e però utilissimo, molto dannoso per le ossa, vengono trattati in modo giusto, cioè appropriato, neanche il 30% di questi pazienti. E per aggiungere, quel che è peggio, è che la metà circa di questi pazienti dopo un anno ha già sospeso la terapia. Quindi noi abbiamo un trattamento appropriato che si avvicina al 15%, se vogliamo essere ottimisti, 20%. Questa è una situazione inaccettabile perché quelli che non fanno la terapia, e le ragioni sono molte, a volte gli effetti collaterali che sono indubbiamente presenti, a volte ci sono delle scarse conoscenze anche da parte dei medici, a volte vi sono dei messaggi terroristici, che per esempio uno dei più diffusi è quello detto dei dentisti, che come dire, spesso confondono varie terapie, perché i bisfosfonati, che sono utilissimi per l'osteoporosi, hanno però varie applicazioni in medicina, vengono anche dati a dosi però molto massicce ai pazienti con i tumori delle ossa, con le metastasi ossee o col mieloma. Ora, in questi casi effettivamente i danni ai denti sono molto rilevanti o possono essere molto rilevanti. Diverso il discorso dei pazienti che assumono la pastiglietta settimanale, dove la temibile complicanza odontoiatrica, che si chiama osteonecrosi della mandibola, viene descritta in circa 1 su 100.000 casi. Quindi rarissimo. Molto raro, tenendo conto anche del fatto che c'è anche in chi non prende i bisfosfonati, quindi indubbiamente. Quindi c'è un po' di, come dire, approssimazione, ed è molto più elevato il rischio di rifratturarsi il femore, è molto più pericoloso che non quello di avere una incidenza. E tra l'altro con dei costi sociali incredibili, oltre che sanitari, anche sociali. In Italia il costo delle fratture di femore si aggira attorno a 7 miliardi di euro all'anno, intendendo non solo il ricovero in ospedale, non solo il trasporto del paziente col 118, ma tutta la riabilitazione, i costi indiretti, infatti, il paziente che sta in casa, che non consuma più, quindi a sua volta non è che gli anziani facessero una vita di solito, fanno una vita brillante, vanno in discoteca, ma insomma c'è chi va al cinema, chi va a teatro, chi va in pizzeria, quelli non vanno più, quindi determina un altro danno, diciamo così, economico sul PIL economico del paese. Quindi è molto importante che le persone, soprattutto quelle che vengono in là con gli anni e che hanno una familiarità, quindi se io ho la mamma che ha avuto la frattura di femore, devo mettermi in testa che devo fare molta attenzione. Usare scarpe comode, d'inverno attenzione al ghiaccio, magari un bastone se sono incerto, uscire accompagnato se non magari un po' di capogiro ogni tanto, insomma evitare proprio di cadere, perché la caduta può essere molto molto dannosa, a volte addirittura letale. Ma una curiosità, o forse una domanda che, da profana proprio, ma l'osteoporosi causa la frattura, oppure a volte la frattura può essere un modo per capire se uno ha l'osteoporosi? Ma la domanda è teorica e, come dire, è nato prima l'uovo la gallina. Insomma, l'osteoporosi di fatto determina un indebolimento delle ossa. Lei faccia conto di avere una casa in cui il muro maestro è bucherellato. Allora è evidente che la casa può venire giù sia perché magari arriva una piccolissima scossa di terremoto,
che diversamente sarebbe assolutamente assorbita dall'elasticità delle pareti, per cui indubbiamente la caduta è un effetto, anche soltanto una torsione, un movimento brusto, un sollevare un peso. Noi abbiamo pazienti che arrivano a noi con la frattura di vertebra, che è un'altra frequente complicanza dell'osteoporosi, perché hanno sollevato, che so, un vaso di fiori, una cassa di bottiglie, una valigia, un bambino, anche un nipotino che viene preso con affetto, ma purtroppo a volte. Quindi il traumatismo c'è quasi sempre. È evidente che nei casi molto rilevanti questo osso bucherellato può determinare di per sé un crollo spontaneo senza caduta, ma quasi mai questo succede. L'osteoporosi è una malattia cronica di conseguenza, ma è anche degenerativa? Certamente, beh, cronica vuol dire che dura nel tempo e che non guarisce praticamente mai. Degenerativa vuol dire che c'è una degenerazione del tessuto e quindi evidentemente, come dire, il tessuto osseo, se lo guardiamo al microscopio di un signore di 80 anni è molto diverso, anche se non si è ancora rotto, è molto diverso da quello di un signore di 30 o di 40 anni o di 20 anni, quindi evidentemente fa parte dell'evoluzione della vita. Tenga conto che negli ultimi 100 anni noi abbiamo avuto quello che io ho chiamato in una mia pubblicazione un vulnus ecologico, cioè abbiamo fatto un insulto alla natura, perché fino a 100 anni fa le persone morivano con un'età media di 55-60 anni. Lei ricorderà che Cicerone scrisse il De Senectute, aveva 50 anni, magnificando le bellezze della vecchiaia che lui aveva, come dire, sperimentato, eccetera. Poi fu ucciso a 52, ma sicuramente non sarebbe durato molto di più per vie naturali. Quindi negli ultimi, anche soltanto 150 anni, la vita media è cresciuta di 30 anni. Quindi non abbiamo, insomma, l'uomo è un animale che deve abituarsi anche alle evoluzioni della specie. Quindi in 100 anni abbiamo, come dire, costretto l'organismo a durare di più e quindi i pezzi di ricambio non ci sono, se non in casi rari di trapianti, cuore, fegato, per fortuna ci sono, per carità, però appunto la degenerazione di tessuto, in particolare dell'osso, è un fatto acquisito. La vitamina D si può assorbire con alimenti? Certamente si può assorbire con alimenti, ma devo dire in quantità estremamente limitata. Gli alimenti che contengono vitamina D sono in genere alimenti grassi, pesci grassi, molluschi, sgombro, aringhe, salmone, oppure lardo, strutto, formaggi, alcuni quindi formaggi farebbero molto male da un altro punto di vista. Quindi di fatto la rincorsa alla vitamina D soltanto su base alimentare è abbastanza improduttiva. Quindi la vitamina D di fatto si produce nella natura per l'80% esponendosi al sole. Ovviamente gli anziani non sempre stanno volentieri al sole per vari motivi, o perché hanno problemi dermatologici, o perché hanno paura del melanoma, o perché la cute è arrossata, e mettersi le creme va bene per la pelle ma non va bene per la vitamina D, perché le creme frenano anche gli effetti positivi dei raggi ultravioletti sulla pelle. Quindi la cosa più breve e più agile è vantaggiosa, è quello di assumere vitamina D, ve ne sono di varie confezioni, botticini che si prendono una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 6 mesi, quindi non c'è bisogno di ricordarsene tanto, ma con efficacia assolutamente garantita. Un'altra domanda, lei ha detto che l'osteoporosi è una malattia che si manifesta con il fatto che l'età avanza, ma ci possono essere casi di osteoporosi anche in età giovanile? Assolutamente sì. Una delle più frequenti e temibili, anche poco conosciuta, è l'osteoporosi post-gravidica, che avviene dopo la gravidanza. Donne che hanno magari partorito regolarmente, qualche giorno dopo o anche qualche giorno prima del parto, con un movimento brusco accusano di violentissimi dolori alla schiena, e questo determinati da fratture vertebrali. E questo è un primo aspetto. Normalmente c'è sotto sempre una carenza di vitamina D, che in gravidanza viene succhiata anche dal bambino, quindi evidentemente la donna deve essere supplementata di vitamina D, ma questo devo dire i ginecologi lo sanno, quasi sempre fanno una supplementazione di vitamina D, ma a volte non è sufficiente, perché magari la donna parte già da livelli molto bassi di vitamina D, quindi pur assumendone in quantità normale in gravidanza non è sufficiente a coprire la differenza, il gap che c'è fra quello che dovrebbe essere e quello che c'è. Un'altra rara forma di osteoporosi, quella osteoporosi giovanile, che
che, di cui non si sa bene la causa. Vi sono dei ragazzi, delle ragazze di, che so, 15, 20, 25 anni che hanno un'osteoporosi, si fratturano. La causa non è nota, anche qui probabilmente c'è una componente genetica, però insomma, rarissima questo evidentemente, però effettivamente ci sono queste patologie. Però in questo caso questo tipo di patologie dovrà poi essere seguita da una cura che dura tutta la vita? Sì, fondamentalmente sì. Ovviamente nelle osteoporosi giovanili bisogna andare a distinguere e identificare eventuali forme secondarie, spesso la celiachia c'è sotto. La celiachia, come lei ben sa, è un'intolleranza al glutine, quindi questi pazienti magari mangiano il pane, la pasta e hanno piccoli disturbi, a volte piccoli disturbi intestinali, in cui non danno tregua, c'è il colon irritabile, la colite, poi in realtà è la celiachia. Quindi in questi casi andare a vedere bene questa faccenda. Quindi se c'è la celiachia bisogna togliere il glutine, mangiare cibi agglutinati e quindi guarisce, il problema è guarito, la malattia è guarita. Però vi sono anche altre patologie, appunto patologie ancora intestinali, il Crohn o altre patologie così, oppure patologie del rene. Una delle più frequenti è l'ipercalciuria idiopatica, seppur rara è più frequente nell'ambito della rarità. Cioè praticamente il rene produce, filtra tutto quello che c'è da filtrare. Immagini soltanto per dare un'idea del fenomeno che il rene filtra circa 100 litri di acqua al giorno. Noi uriniamo un litro o due, se va bene. Quindi tutto il resto viene riassorbito. In questo riassorbimento c'è anche il calcio che spesso viene buttato fuori in quantità eccessive. La ringrazio professore per essere stato con noi e per le sue utili informazioni che ha dato, soprattutto per conoscere sempre di più l'osteoporosi che spesso invece, come ha detto lei in alcune occasioni, è poco conosciuta. Ringrazio i nostri telespettatori per essere stati con noi e li invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Grazie e arrivederci.